Reddit. Quante volte l'avete sentito nominare in questo canale? In effetti, se non ci fosse Reddit, probabilmente non avrei fatto metà dei miei video. Il motivo è semplice. Quel sito è una raccolta di testimonianze, video ed esperienze davvero terrificanti. Fondamentalmente, tutti questi contenuti vengono condivisi dopo qualche semplice domanda, ma a volte è direttamente qualcuno che decide di raccontare la sua storia. Se siete pronti ad entrare in questo lato oscuro di Reddit, spegnete tutte le luci e mettetevi comodi. Iniziamo. Cominciamo con una storia davvero triste e macabra. Nel 2016, un uomo che su Reddit si chiama Jason in Hell ha postato in una community in cui si chiedono consigli sulle relazioni. Quando la storia sarà finita, capirete che il nome utente, Jason in Hell, si sposa perfettamente con quello che quest'uomo ha dovuto passare. Ma al momento della pubblicazione le cose non erano proprio terribili o irrisolvibili. Il titolo del suo post era: «Sto avendo difficoltà ad affrontare il fatto che mia moglie mi ha tradito con il nostro vicino». La storia che ha raccontato è davvero lunga, quindi cercherò di sintetizzarla, senza tralasciare i dettagli importanti. Sostanzialmente, Jason iniziò scrivendo che un anno prima aveva scoperto che sua moglie, di 29 anni, aveva una relazione con il loro vicino di casa, un uomo di 51 anni. Decise comunque di rimanere con lei per il bene dei loro due bambini, ma disse che non era riuscito a superare il tradimento. Ci pensava costantemente, non riusciva a smettere di farlo. Nel momento in cui scriveva, erano passati 476 giorni da quando aveva scoperto quella relazione. Sapeva il numero esatto perché ogni volta che ci pensava, diceva a se stesso: «Sono passati solo X giorni, magari domani non ci penserai». Ha poi proceduto descrivendo come ha fatto a scoprirli, come si è comportato con lei e con il suo vicino, e come lei ha reagito. Sua moglie lo aveva minacciato, dicendo una cosa tipo: «Se chiederai il divorzio, non vedrai mai più i tuoi figli». Quando era al liceo, Jason aveva provato a farla finita, quindi la moglie gli disse che in caso di divorzio, in tribunale avrebbe usato quella come prova che non sarebbe stato un buon padre per i bambini. Insomma, un vero e proprio ricatto. Lo obbligò addirittura a scusarsi con il suo amante per come aveva reagito alla scoperta del tradimento. Dopo aver fatto questo post, Jason ricevette tantissime risposte diverse, e come al solito qualcuna di queste risposte era stata data con toni maleducati a dir poco, ma in sostanza la maggior parte delle persone erano d'accordo sul fatto che dovesse chiedere immediatamente il divorzio, prima che le cose diventassero ancora più complicate. E in effetti sarebbe l'unica via d'uscita in una situazione del genere. Una relazione malsana come questa avrebbe fatto male ai bambini. Non sempre ha senso resistere come coppia per il bene dei bambini, soprattutto in casi così. Peccato però che non stiamo parlando di una situazione normale. Jason ha poi fatto un post d'aggiornamento in cui ringraziava tutti quanti per le risposte e i consigli. Scriveva che sarebbe andato avanti con il divorzio e che avrebbe incontrato un avvocato proprio la settimana successiva. Da questo momento le cose presero una piega orribilmente spaventosa. La moglie di Jason era questa donna, chiamata Brandy Worley. Lei non aveva nessuna intenzione di divorziare, ed era più che seria quando disse questa frase a Jason. Appena l'uomo firmò le carte, lei andò in cucina, prese un coltello e prese entrambe le vite dei loro due figli. Provò anche a prendere la sua stessa vita, ma non riuscendoci, decise di chiamare il 911. Mentre accadeva tutto questo, Jason stava dormendo nel seminterrato. Da quel momento il caso fece scalpore e i media e Reddit scoprirono che Jason era il marito di Brandy e che aveva scritto lui quel post. La community sul web era sconvolta, non riusciva a credere a questa notizia. Tutti quelli che avevano letto il post non avevano dubbi sul fatto che Brandy fosse una brutta persona, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che la vicenda sarebbe finita in tragedia. In tanti si sono sentiti colpevoli per i consigli dati a Jason, soprattutto le persone che gli avevano consigliato di chiedere il divorzio con un tono irrispettoso e altezzoso. Ne approfitto per ricordarvi che dietro ai computer e cellulari ci sono persone, persone che hanno una storia a noi sconosciuta, che non possiamo comprendere e che dovremmo tutti rispettare. Quindi invito tutti a pensarci due volte prima di insultare o criticare senza motivo una persona sul web. Insomma, date peso alle parole che usate,
Nessuno può sapere le conseguenze di alcune semplici parole scritte sotto un post. Chiaramente, in questo caso Jason aveva già deciso di chiedere il divorzio e non è stato spinto a farlo solo dai commenti. Però le persone che gli avevano dato dello stupido per non aver già divorziato si sono sentite malissimo dopo aver conosciuto le conseguenze di quella semplice firma. Ma comunque, dopo la tragedia, Jason pubblicò un ulteriore post intitolato «Grazie». Cito: «Volevo ringraziarvi di cuore per i consigli e il supporto che ho ricevuto qui. Nessuno avrebbe potuto immaginare la tragedia avvenuta per via della mia richiesta di divorzio. Voi fornite un servizio magnifico a chi ha bisogno e spero che continuerete a farlo in futuro». La storia è davvero triste e macabra e, come predetto dal suo username, Jason ha davvero vissuto un inferno. Fondamentalmente questo è quanto, ma mi piacerebbe condividere con voi un messaggio bellissimo condiviso da Jason stesso nel suo ultimo post conosciuto su Reddit. Cito: «Se posso insegnare qualcosa che ho imparato da tutto questo è che dovremmo sempre prenderci il tempo per stare con le persone che amiamo. Non importa se ti chiedono di leggere una fiaba per la milionesima volta o se ti chiedono di giocare ancora allo stesso gioco. Tu fallo, perché non potrai mai sapere quale volta sarà l'ultima». E con questo messaggio passo e chiudo. In descrizione vi metto un link di Reddit in cui potete leggere l'intera storia di Jason in ordine cronologico. Diciamo che davvero nessuno si sarebbe aspettato una fine del genere, e ancora oggi ritengo che questa sia una delle più macabre e tristi storie reali collegate ad un post su Reddit. Il 2 maggio del 2017 venne pubblicato un post su una community dedicata alle notizie del Canada. Subito attirò l'attenzione di tutti. Venne pubblicato dall'utente Red as Blue 101 e il titolo parlava per sé. Ricercato per l'omicidio di Kitchener, la mia versione. Prima di capire il contenuto di questo post, però, devo raccontarvi un po' di cose. Melinda era una ragazza di 22 anni di Kitchener, in Canada. Era stata trovata senza vita solo 3 giorni prima della pubblicazione di questo post. L'uomo responsabile di questa disgrazia era il suo ex fidanzato, Agar Assam. In quel momento l'uomo era in fuga e nessuno aveva idea di dove fosse. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il colpevole in persona avrebbe scritto un post su Reddit in cui raccontava la sua versione dei fatti. Questo è ciò che scrisse: «Capisco i giudizi prematuri della società. Allontanarmi fa sembrare che stia scappando da un crimine, ma non lo sto facendo. Sto solo cercando di darmi un po' di spazio e capire appieno ciò che è successo. La realtà è che nessuno è più distrutto di me. Era più di una fidanzata. Era il mio tutto. Ciò che accadde quella notte è tragico. Siamo stati in una relazione per 1 anno e 3 mesi. È stata la prima relazione lunga per entrambi, quindi era tutto nuovo per noi. Abbiamo viaggiato per il mondo, le nostre famiglie si sono incontrate, abbiamo litigato, ma anche parlato seriamente di matrimonio e figli. Non le avrei mai fatto del male, in nessun modo. Ha conosciuto tutti i miei amici e la mia famiglia. Ovunque andassi, lei era lì. Veniva a casa mia ogni settimana e stava da me per 3 o 4 giorni. L'ultimo mese della nostra relazione le ho chiesto un po' di spazio per potermi concentrare sul mio lavoro. E lei iniziò a venire da me sempre di meno. A marzo, la sua amica Anna ha scoperto di essere incinta. Quindi Melinda e Anna hanno trovato un appartamento e sono andate a vivere insieme. Prima Anna viveva con una grande famiglia, perciò avrebbe voluto un po' di privacy quando il bambino sarebbe nato. Dopo 1 anno e 2 mesi di relazione, io non avevo mai incontrato nessuno degli amici di Melinda. Mi diceva che tutti i suoi amici la usavano. La contattavano solo se avevano bisogno di un favore o di compagnia. Pure Anna era così. Ad aprile, poi, io e Melinda abbiamo iniziato a litigare per messaggio e la nostra relazione finì. Quel giorno andai al suo appartamento per provare a parlarle di persona. Appena arrivato, il fratello e il ragazzo di Anna iniziarono a discutere con me, dando il via ad una litigata talmente grande che vennero coinvolte le autorità. Da quel momento non la vidi per qualche settimana. Più avanti, sempre ad aprile, abbiamo ricominciato a sentirci per messaggio e ci siamo messi d'accordo per vederci il 29. Andai da lei, era da sola in casa. Ci siamo coccolati un po' e abbiamo parlato di tutto.
La nostra relazione stava ufficialmente ricominciando, ma Melinda non voleva che la sua famiglia lo sapesse già da subito. Ma comunque, mentre mi stavo preparando per andarmene, mi chiese se fossi stato con altre ragazze durante la nostra pausa. Le dissi che dovevamo essere sinceri e che sì, ero stato con altre ragazze. Lei iniziò ad impazzire. Non disse una parola, iniziò solo a colpirmi con le lacrime agli occhi. Le dissi che ero dispiaciuto, mi scusai, ma se avesse continuato a colpirmi avrei dovuto reagire. E lei non si fermò. Stupidamente la spinsi più forte di quanto pensassi e finì per cadere contro il lavandino. Le chiesi scusa, ma lei mi disse di andarmene. Continuai a scusarmi ancora di più e le chiesi se poteva abbracciarmi. Continuava a piangere. Mi avvicinai lentamente per provare ad abbracciarla, ma dal nulla lei prese un coltello dal bancone. Inizialmente pensai che lo avrebbe tenuto in mano verso di me per dirmi di andarmene, ma si lanciò contro di me con tutta la sua forza, puntando al mio viso. Provai a fermarla afferrando la lama, ma mi ferì alle mani. Dopo altri tentativi di colpirmi, persi la testa. Avevo paura ed ero in uno stato di shock. Non avrei mai pensato che lei potesse arrivare ad usare un'arma contro di me. Sotto shock ne presi uno anch'io e iniziai a usarlo. Non so cosa accadde. Ero spaventato e confuso. Non avevo intenzione di farlo davvero. Appena realizzai ciò che era successo, scappai. Non volevo davvero farle niente. Mi stavo solo proteggendo. Eravamo tanto legati. Oltre che una coppia, eravamo migliori amici. Mi diceva tutto, anche i suoi segreti più profondi, che nemmeno i suoi amici e la sua famiglia sapevano. Ciò che provo adesso va oltre le parole. Tutti ne stanno parlando o leggendo degli articoli. Ma io l'ho vissuto. Io ero lì. Io l'ho fatto. Rivivo quel momento ogni secondo. Sostanzialmente, questo è ciò che raccontò l'utente Redas Blu 101. Ha tentato di dare tutta la colpa a lei, facendo credere che si stesse solo difendendo e sottolineando più volte che non le avrebbe mai fatto del male. Gli utenti della community erano increduli. Molti pensavano che non fosse stato davvero Agar a scrivere quel post, ma quelli che ci credevano iniziarono a credere anche alla sua versione. Gli dissero di tornare in Canada, dire la verità e trovarsi un avvocato. Aveva le ferite sulle mani, dato che si era difeso, giusto? Da quel momento, il silenzio. Agar non si fece vivo, ma un giorno, l'11 luglio del 2017, venne finalmente arrestato in Texas. Il post era vero, era stato proprio lui a scriverlo. Stava cercando di mettere le mani avanti per far credere che fosse una vittima, ma scappare e far perdere le tracce di certo non giocherà a suo favore. Ad oggi sappiamo che in realtà Melinda aveva paura di Agar e non avrebbe di certo acconsentito a rivedersi in casa sua. Tuttavia, la totale realtà di questa storia non è ancora stata svelata. Il processo è stato rimandato varie volte e non sono riuscito a trovare nuove informazioni riguardo la vicenda. Quando sapremo qualcosa di più concreto, ve lo farò sapere. E questi, ragazzi, erano due post disturbanti dal lato oscuro di Reddit. Fatemi sapere quale delle due vicende vi ha colpiti di più. E ovviamente non dimenticate di dirmi se vorreste conoscerne delle altre. Detto questo, come al solito io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.